i 10 anni della casa di 30 ore per la vita, un rapporto che è nato tanto tempo fa con la creazione di un reparto ematologico presso l'ospedale di Pescara. È bello ritrovarci tutti insieme, un luogo che ha accolto tante famiglie in questi 10 anni e che continuerà a fare un grande lavoro, e io direi però anche con un occhio verso il futuro, Achille, sì, perché noi siamo quasi pronti per inaugurare la prossima casa, quindi il rapporto fra 30 ore per la vita e la città di Pescara, insomma, ha un grandissimo futuro. Felicissimi di questa. Siamo felicissimi, il nuovo progetto è in stato molto avanzato, quindi siamo orgogliosi di poter continuare questo sodalizio insieme. Quindi entro il 2019 credo che ci rivedremo. Sicuramente, grazie.